casa da su perché abbiamo pensato un rito proprio sì, di passaggio. Esatto, sì. Allora, ci siamo? Io c'ho la mia. Ce l'hai? La porto dal terremoto dell'Irpinia, quindi da Sant'Angelo delle Lombarde. Ah, ok. Ha fatto il viaggio. Allora, è una pietra speciale. Sì. Okay. Allora, intanto, visto che non ci conosce per tutti, poi lo dirà lei con un gesto, il suo nome, e noi ripeteremo il suo nome rifacendo il suo stesso gesto, e così via. In modo tale che magari il nome ci possa entrare nella testa e ci può ricordare. Poi? Vi dico un passo alla volta, va bene? Perfetto. Allora, io sto in piedi per far bagno al signor. E Sara, tutti insieme. Sara. A lei. Antonio. No, il sasso continua a rimanere nelle nostre mani. Sì. Antonio. Fioravante. Danilo. Domenico. Simona. Elena. Piero. Benissimo. Questa pietra sta facendo un viaggio. Alcune vengono da molto lontano, altre vengono da posti più vicini. E durante questo viaggio pietra emette dei suoni quelli che vogliamo, scherzosi, seri, però che siano suoni e non parole, va bene? Come per il nome, inizio io, lo ripetiamo tutti insieme, inizia il Signore e via di seguito. La mia pietra fa ciuff. Aio. La mia pietra fa Glu. Splash. Benissimo. E adesso questo viaggio è arrivato in qualche modo a una prima destinazione. Perfetto. Sono arrivate. Alcune si trovano vicine ad altri sassi e altri no. Inizia una storia di un incontro, di un racconto per chi non vuole parlare. In precipitosa fuga mi sono ritrovato assieme agli altri al posto. E in fuga verso il basso, frammista, confusa, a riemergere o a riabbassarmi di nuovo nella polvere. Mi sono affrettato, finito, mi sono fermata nel fondo, forse. Sì, io guardando questa chiesa qui stamattina, che apparentemente è integra, vista da qui, mi sono commosso di fronte alla forza dell'opera dell'uomo. E questo mi dà speranza che si può tornare a come si va prima, a quello che c'era prima. Anche questa pietra collaborerà alla ricostruzione, anzi sarà alla base della ricostruzione. Sarà una pietra portante, stavolta però non soggetta a scivolamenti, rotture, cadute rovinose. Deve essere una pietra che rimarrà milese. Voglio condividere con lei. Grazie. Nel tetto dell'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi, la prima cosa che trovo fu uno dei bambini, c'era il nido all'ultimo piano. Quindi un po' raccontandomi questo, un po' raccontandomi tanta gente, tanti, non solo danni, ma i danni non sono quelli che estetici, perché sono quelli si rimargino, diciamo, si ricostruisce, si prova a ricostruire anche se ci vogliono anni. I danni sono quelli interiori, la perdita di un caro, la perdita di persone a cui magari con cui il giorno prima ci avevi cenato, eri a cena con loro, eri a cinema con loro e ti ritrovi poi a doverne sentire la mancanza, a sentirne la mancanza.
E io sono venuto qua proprio per vedere, non tanto i danni, perché quelli ci sono, è logico, ci vorranno anni e anni, in Irpinia ancora non è cambiato nulla, diciamo qualche centro è stato ricostruito, però i danni alle persone, che magari passa un camion, trema un po' la terra e c'è la paura, si scappa. Quindi questo è il mio augurio, è che il mio sogno è che l'Aquila ritorni a vivere, magari senza questa paura della perdita, perché fondamentalmente è una paura della perdita. Grazie. Voi? Vuoi fare da solo? Vuoi parlare con qualche altra pietra? Parlo con qualcuno. Ok. Quale sei tu? Io sono questo. Ok. Parlo con questa, chi è? Chi sei?